Il volontariato continua ad essere protagonista al centro commerciale Il Borgo Gioioso di Carpi. Domenica scorsa, 13 novembre, sono stati infatti consegnati i premi della giuria tecnica del concorso La Gioia della Solidarietà, concorso artistico promosso insieme a 25 associazioni del volontariato di Carpi e con il patrocinio del Comune, e nel contempo è stata inaugurata la mostra dei primi 100 disegni realizzati da bambini e ragazzi che, prendendo spunto dal bando Illustrano valori, attività e aspetti del volontariato. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 27 novembre, quando al Borgo Gioioso gli elaborati verranno battuti all'asta di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto tramite la Caritas alle regioni d'Italia che sono state flagellate dalle recenti alluvioni, con particolare riguardo alle città di Genova e Monterosso. Con questa iniziativa benefica, il volontariato carpigiano rende onore alla memoria del volontario Sandro Usai, che con generoso slancio volontaristico ed esemplare altruismo ha sacrificato la vita mentre si prodigava in interventi di protezione civile, come recita la nota del Presidente della Repubblica, che ha avviato l'istruttoria per il conferimento con procedura d'urgenza della Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Memoria, la massima onorificenza della Repubblica Italiana. Davvero tanti, soprattutto fra i bambini della scuola primaria, hanno risposto all'iniziativa La Gioia della Solidarietà, dimostrando che la cultura della solidarietà è forte e diffusa, grazie anche al lavoro educativo, in primis della scuola e delle associazioni. Il concorso nel suo piccolo voleva proprio misurare all'arrivo l'efficacia della comunicazione delle associazioni di volontariato e, come recita la motivazione del verbale, la giuria tecnica presieduta da Guido De Maria ha valutato i disegni di maggior rilievo per realizzazione artistica, tratto e uso del colore, composizione, interpretazione originale e approccio alla tematica. 100 disegni fatti dai ragazzi all'asta per Genova e Monterosso. Quali sono stati i soggetti o ciò che l'ha colpita di più in questi disegni? Ma voglio dire, intanto la sincerità, perché i bambini hanno questa capacità incredibile di essere sinceri, qualche volta rovinati dagli insegnanti, devo dirlo, perché francamente noi siamo partiti dalle scuole medie superiori e andavamo incontro a dei disegni che erano telefonate, si capiva che c'era qualcosa, hai capito? Poi man mano, tanto vero, quando sono arrivato all'elementare ho detto: ma troveremo anche un disegno. L'abbiamo trovato proprio in prima elementare, cioè il più piccolo, il più giovane ha avuto questa meravigliosa capacità di disegnare, di fare un disegno con una sintesi grafica, narrativa splendida. Quindi vuol dire, ecco la sincerità dei bambini, che quando hanno la libertà di fare quello che hanno dentro, ecco, allora producono veramente dei piccoli capolavori. Poi vengono rovinati, voglio dire, il disegno è una scrittura, no? È una scrittura come uno impara a scrivere, poi può scrivere delle cose importanti oppure anche delle emerite. Così come con i disegni, tutti possono disegnare, cioè tutti, magari per qualcuno il disegno è una qualità innata, per altri invece devono essere abituati a disegnare, ma una volta che imparano a disegnare possono, è un modo di esprimersi altrettanto valido come quello della scrittura. Sarà destinato questo ricavato alla memoria di Sandro Usai, che purtroppo ha perso la vita nell'occasione dell'alluvione di Genova e delle Cinque Terre. Vorrei porgere un grande ringraziamento al dottor Lulli, il direttore del Borgo Gioioso, che ha avuto questa splendida idea di organizzare questa mostra di disegni fatti dai bambini ai ragazzini, anche perché possa servire a stimolare già nei giovani la disponibilità per il volontariato, che il volontariato è una grande forza di lavoro. E io ripeto spesso con chi parlo che se il volontariato dovesse assentarsi, non dico sciopero perché è una parola troppo grande, assentarsi un giorno dai propri servizi sarebbe veramente, uso il termine pesante, una catastrofe, però sarebbe una cosa del genere. Perciò iniziative di questo tipo, come fanno anche tutte le associazioni di volontariato, di stimolare il senso della disponibilità verso gli altri, ed anche specialmente le associazioni che operano nella salute, nella sanità,
di creare una maturità di prevenzione per evitare di arrivare purtroppo poi a delle malattie che in tanti casi sono anche invalidanti e che portano poi anche ad impegnare molto il volontariato per far sì che per dare un aiuto ai familiari di queste persone che purtroppo poi finiscono con delle situazioni di vita molto pesanti. Ecco. Innanzitutto una finalità educativa, un momento importante, avvicinare i ragazzi all'associazionismo, al volontariato, dei valori che sono quelli della solidarietà, valori fondamentali per la nostra società, iniziare da piccoli, iniziare con l'arte, con il disegno, con una modalità espressiva e avvicinarli a quelli che sono sentimenti e valori. In questo un percorso che la Galleria Borgo Gioioso ha voluto fare, coinvolgendo tra l'altro l'associazionismo carpigiano, che vuole coinvolgere in questi progetti di solidarietà la società, partendo anche dai piccoli. E poi il momento di solidarietà, il momento dell'asta, la possibilità di raccogliere alcuni fondi per chi in questo momento sta vivendo una sfortuna, una disgrazia. È in queste piccole grandi gesti, in queste piccole grandi situazioni che si riesce a vedere una società che sta assieme. Sono i valori del volontariato, ma io penso che siano anche i valori del nostro essere una nazione coesa e unita. Pensando all'Avis, hanno realizzato come la terra ha bisogno d'acqua, l'umanità ha bisogno di sangue. Un tema molto bello e un disegno molto particolare. Sì, esatto. A volte, guardando una mostra come questa, ci si stupisca come bambini anche molto piccoli di prima elementare abbiano una sensibilità che noi grandi abbiamo ormai già smarrito, già perso. E mi sembra veramente che ci sia dei buoni propositi per il futuro. Noi come associazione partecipiamo sempre molto volentieri a questo tipo di attività, perché seminare nei bambini, nei ragazzi, servirà ad avere degli adulti più consapevoli e più responsabili. Una gara di disegni è un divertimento per loro, però la gara è una parola anche fuori luogo probabilmente, però permette a questi bambini di sviluppare questi temi e di condividere dei propositi, dei valori che per noi sono fondamentali. Com'è stata la disabilità vista dai bambini? Ma l'occhio dei bambini è sempre un occhio molto, molto reale, senza filtri, quindi vedono la realtà per quello che è, senza condizionamenti, in maniera molto sincera e molto spontanea. Quindi dai disegni che abbiamo visto, che hanno prodotto, molto belli tra l'altro, si vede proprio che loro vedono la disabilità in una maniera naturale, normale, e cercano, secondo me, fanno rientrare nel loro mondo normale, insomma, senza problemi. Considerano i disabili ovviamente persone, ragazzi meno fortunati di loro, ma ragazzi con cui si può giocare, si può stare insieme e ci si può divertire, e quindi fanno ragazzi normali, ecco, fanno parte del loro mondo. La Lipu vista dai ragazzi, un volontario in difesa di Lupo Alberto. Certo, è l'argomento della solidarietà dell'uomo verso la natura. Il volontario Lipu ha questo ruolo proprio di studiare per capire come va l'ambiente, come vanno le specie e poi mettersi in difesa dei più deboli. Questo secondo me è stato il messaggio che ha voluto dare Gabriele, il nostro socio attivista, che è molto, molto bravo non solo a disegnare ma anche a fare attività sull'ambiente. Oggi sono stati premiati, Claudio, i disegni dei ragazzi che hanno partecipato al concorso sul tema della gioia e della solidarietà, iniziativa che appunto voleva sensibilizzare e diffondere una cultura della solidarietà. Contestualmente si inaugura la mostra dei 100 disegni giudicati più belli tra tutti e poi c'è anche l'iniziativa su Facebook e non solo, cioè non finisce qua, va avanti. Sì, la mostra prosegue fino al 27 novembre, quindi il centro commerciale rimarrà aperto il 20 novembre con la ludoteca. Il 27 novembre succederà questo: i disegni che sono esposti possono essere votati attraverso la pagina Facebook del centro commerciale e i tre disegni che riceveranno più mi piace dai navigatori di Facebook riceveranno altri tre premi di incoraggiamento all'artista. Questi disegni che qua sono delle riproduzioni, gli originali verranno poi messi all'asta in quel giorno a favore delle popolazioni di Monterosso e di Genova attraverso Caritas.
La cosa che vi ha stupito in positivo è che c'è stata un'adesione entusiasta di tantissimi bambini e ragazzi a questa iniziativa. Sì, l'iniziativa ha avuto un buon successo di partecipazione, ci fa molto piacere perché non era una cosa facile, perché il tema della solidarietà sembra che potesse essere lontano dai bambini, invece sono riusciti a cogliere l'essenza di questa tematica difficile e speriamo di aver portato qualche volontario in più per il futuro.